essere bambini, con o senza disabilità, significa essenzialmente coltivare desideri, avere e cercare di superare paure, mostrare stranezze, giocare, condividere esperienze e sognare. Lo sa bene Giulio, un bambino di 5 anni che frequenta l'ultimo anno di scuola dell'infanzia, a cui piacciono le barzellette e che guarda il mondo con occhi curiosi. Ovunque trova bambini con cui fare amicizia, bambini che gli somigliano moltissimo, ma che sono anche un po' diversi da lui. Giulio vede in loro amici con cui giocare, tanti amici che ogni giorno trovano soluzioni divertenti e originali per affrontare le stesse disavventure che capitano a lui. Così, chi è un po' chiusa come Lara, può anche amare vestirsi di rosso e non avere paura del buio. Chi ha difficoltà con la vista come Nicola, può anche conoscere un sacco di canzoni a memoria e ballare benissimo. Chi è musulmana come Fatia può anche avere i capelli liscissimi e festeggiare il compleanno in un giorno speciale. È l'ora di mangiare i piselli. Ecco Marco, 6 anni, autistico, un bambino arrivato da poco, che li allinea con precisione sul suo piatto rendendoli più buoni. Marco colleziona bottoni, odia i gatti, ride con la bocca tutta aperta, però è insofferente alle chiacchiere, agli abbracci e ai rumori troppo forti. Giulio non riesce a credere che Marco non sappia parlare, così con una semplicità disarmante prova a spiegargli come salutare o come chiedere qualcosa. Inizialmente Marco è spaventato e tende a isolarsi, tappandosi le orecchie quando i suoi compagni fanno troppo chiasso. Ma Giulio, pian piano, scatenerà tutta la sua fantasia e originalità pur di far partecipare il bambino ai vari giochi. Saltare con la corda, giocare a calcio, una battaglia tra pirati. Nessun problema. Con Giulio e qualche attrezzo, tutto sarà possibile.